Buonasera, benvenuti a questo incontro di presentazione del libro Paesaggi d'acqua in Lombardia, scritti di Carlo Cattaneo a cura di Giorgio Bigatti. Libro edito da Biblio Edizioni, fresco di stampa, circa 140 pagine. Come dicevo, antologia di scritti di Carlo Cattaneo. Giorgio Bigatti ha selezionato per noi 8 contributi del pensatore lombardo, editi tra il 1839 e la fine degli anni 50 dell'Ottocento, i primi due pubblicati in origine sul Politecnico, repertorio mensile di studi applicati alla cultura e alla prosperità civile. Il prospetto della navigazione interna delle province lombarde, in particolare, il più corposo di questi testi, ma anche una stima della spesa approssimativa per la realizzazione di nuovi canali in Lombardia. Seguono 3 articoli della primavera 1837, originariamente editi sull'Eco della Borsa, il periodico della Camera di Commercio di Milano, che trattano della Valtellina, della provincia bresciana e del lago di Como, e infine gli altri testi pubblicati da Cattaneo stesso nelle Memorie di Economia Pubblica trattano del problema dei dazi, quanto i dazi e le gabelle presenti sul Po recassero danno alla navigazione interna in tutta la pianura padana. Dobbiamo pensare a una realtà quella di metà 800 frazionata su più stati, varie giurisdizioni. Un altro, la polemica con l'ingegner Carlo Possenti sulla realizzazione di un progetto di un nuovo canale navigabile nell'alta pianura lombarda che rendesse navigabile, le zone non irrigue, non la bassa, diciamo, non la bassa pianura, polemica, che si sviluppò sulle pagine di Il Crepuscolo e, non meno importante, uno scritto sul transito sul Lago Maggiore, di cui poi Cattaneo ipotizzerà anche una ferrovia in quelle zone. Un doveroso cenno alla figura del curatore, Giorgio Bigatti, professore di storia economica presso l'Università Bocconi di Milano, direttore dell'Istituto di ISEC di Sesto San Giovanni, Istituto per la Storia Contemporanea, membro del consiglio direttivo dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, autore di numerosi scritti e pubblicazioni e in particolare curatore dell'edizione nazionale delle opere, dell'edizione delle notizie naturali e civili sulla Lombardia per la nuova edizione nazionale delle opere di Carlo Cattaneo. Quindi è una fatica recente e che giustifica, diciamo, il suo ruolo di esperto nel campo. Dialogano con Bigatti la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica e di pianificazione della città e del territorio presso il Politecnico di Milano, l'architetto Giorgio Goggi, già professore sempre di urbanistica presso il Politecnico di Milano, e Roberto Biscardini, presidente dell'associazione Riaprire i Navigli, lascerei a lui la parola di raccontarci perché è un libro che raccoglie gli scritti di Cattaneo accomunati dal riferimento alle acque, all'idrografia e ai paesaggi della Lombardia. Roberto, il microfono spento, non ti sentiamo. Oh, fantastico. Allora, dicevo che buonasera a tutti. Io inizio con il ringraziare Elena Granata, Giorgio Goggi e Giorgio Bigatti che sono qui alla presentazione di questo libro. Il mio compito è molto semplice, quello di spiegare brevemente perché l'associazione Riaprire i Navigli ha voluto questo volume. Sostanzialmente perché dopo anni di lavoro intorno al tema della riqualificazione della rete dei navigli lombardi avevamo bisogno di un ulteriore riscontro storico del lavoro che abbiamo
impostato in tutti questi anni, affinché la proposta di riapertura dei navigli o di riqualificazione della rete dei navigli lombardi non rimanesse, come purtroppo io penso, e viene spesso interpretata come una proposta solo di carattere ingegneristico, idraulico, urbanistico, ancorché ambientale. Ecco, noi abbiamo bisogno di dare, come dire, un supporto che noi abbiamo fatto in mille occasioni, ma non potevamo non cogliere l'occasione del 150° anniversario della scomparsa di Carlo Cattaneo e riproporre un libro di testi che riguardano i navigli, ma più in generale il tema dell'acqua e della Lombardia, come un prodotto della nostra associazione. Lo riteniamo un libro che farà parte dei contributi della nostra associazione. Naturalmente, pensando al ruolo che poi è ben spiegato sia nell'introduzione di Giorgio Bigatti che nei testi di Cattaneo, partendo dal nucleo fondamentale della questione che abbiamo davanti, cioè che l'acqua, i navigli e la rete idraulica incidono fortemente nella struttura del paesaggio, ma incidono soprattutto nella struttura del paesaggio con le sue economie, quindi come fonte di economia e di ricchezza della Lombardia e della città. Raccogliendo gli scritti che Cattaneo, come è stato detto, ha dedicato a questi argomenti e soprattutto riproponendo in qualche modo la modernità delle osservazioni di Cattaneo e anche storicizzando oggi l'attualità di quelle considerazioni. Per amor di racconto, parto con il ringraziare per primo il professor Lacaita, che io ho incontrato nei primi mesi del 1919 per discutere con lui di questo progetto editoriale, ed è stato Lacaita a consigliarmi di chiedere a Giorgio Bigatti di curare la raccolta di questi scritti. E devo dire che l'operazione credo sia stata più che felice, e come dice Lacaita, partendo dall'importanza e dal ruolo nevralgico dei navigli e delle acque per l'economia della città, proprio come dicevo un attimo fa. Questione che ha sempre ispirato il lavoro dell'associazione, ci abbiamo perso volumi e ricerche sul tema del rapporto acqua ed economia e lavoro, tema che a mio avviso sarà chiarissimo quando riusciremo probabilmente a dimostrare che ai navigli ridaremo la loro plurifunzionalità, quella che in qualche modo hanno perso quando sono stati dimenticati, abbandonati o addirittura chiusi. Quindi i navigli non solo come un'infrastruttura fondamentale del progressivo processo di interconnessione del sistema insediativo policentrico lombardo, che peraltro è fondamentale anche nel lavoro che stiamo facendo, ma nella loro connessione con i temi dell'ambiente, del paesaggio e dell'economia. Naturalmente credo che il libro sia da leggere, sia da comprare, sia da approfondire, soprattutto perché non solo la preziosa introduzione di Giorgio Bigatti coglie nel segno il senso del nostro obiettivo, ma perché si può capire dagli scritti di Cattaneo, non solo quelli più riferiti alla questione dei navigli e della rete delle vie navigabili, ma anche da quelli cosiddetti minori, quelli che riguardano il tema del Lago Maggiore, del Lago di Como e della navigazione del Po, danno un quadro complessivo di questo tema affascinante, assolutamente dimenticato anche nelle politiche, per esempio, ambientali, del valore dell'acqua nella rigenerazione urbanistica e nella riqualificazione dei territori lombardi. Chiudo con un'osservazione. L'anno della pandemia, cioè il 2020, è stato dedicato dall'associazione a produrre libri. Uno è questo, l'altro è quello che è stato editato recentemente, sempre
dalla Bibbia Edizioni che riguarda le conche della rete dei navigli lombardi, devo dire che letti insieme nella loro profonda diversità, devo dire, sono un grande omaggio che noi riteniamo di fare a Milano e soprattutto alla Lombardia, perché i navigli non sono milanesi, e anzi, due libri che invitiamo a leggere per riscoprire anche il territorio lombardo con il suo fascino, con i suoi paesaggi. Io ho finito. Quindi non solo navigli nella loro triplice funzione che è stata commerciale, che è stata ed è tuttora irrigua e nonché industriale per l'alimentazione a partire dalle ruote dei mulini, cosiddetti mulini natanti, alle prime centraline idroelettriche e da ultimo alle centrali idroelettriche attuali. Non solo la bassa pianura irrigua, il basso Lodigiano, il basso Milanese che conosciamo, ma anche il rapporto tra uomo e natura nella costruzione del paesaggio, la famosa patria artificiale di Cattaneo, come il paesaggio sia il prodotto dell'interazione tra il lavoro dell'uomo e quindi l'investimento di capitale e un contesto naturale esistente già dato. La conformazione fisica, l'idrografia, l'orografia del territorio, l'attenzione allo sviluppo delle infrastrutture, quindi navigazione lacuale, fluviale, ma anche quello che alla metà dell'Ottocento era l'avvenire, la ferrovia, senza dimenticare l'importanza della rete viaria stradale già a quel tempo, forse meno studiata perché la documentazione è parzialmente dispersa. Ma assolutamente rilevante. Non da ultimo, anche come questo insieme di conoscenze diffuso, Bigatti dice embedded, questo insieme di pratiche nato nei secoli, Bonvesin della Riva nel suo Demanialibus Mediolani, la grandezza di Milano. Canta le lodi del naviglio grande, siamo alla fine del 200. Dal 1279 navigabile. In questi secoli si è ammassato un patrimonio di conoscenze, pratiche sperimentate, concrete, che secondo Cattaneo e non solo devono essere il motore per un possibile sviluppo e fornire la base per quella che poteva essere l'autonomia e l'indipendenza in prospettiva, in un'ottica federale. E autonomista della Lombardia all'interno dello Stato asburgico e perché no di un'Italia unita. Lascio la parola ora ai nostri relatori, partendo dalla professoressa Granata. Bene, grazie di questa introduzione, delle presentazioni e grazie anche ai colleghi con cui è davvero un piacere ritrovarsi su un tema che ha tante, come dire, relazioni con il tempo presente. Vi dico l'emozione di questo librettino di cui ringrazio Giorgio Bigatti, che è un librettino piccolo che ho preso, non dico poco seriamente, però l'ho preso in mano la sera, una delle sere in cui l'ho letto. E la sorpresa è quella di quando ci si misura con una densità, una profondità di pensiero spaventosa, che è quella di questa lingua che parlava Carlo Cattaneo, ma non era solo la sua lingua, che era una lingua capace di tenere insieme l'economia e il paesaggio, la competenza tecnica e l'ingegneria, la sapienza della manifattura. E a noi che abbiamo amore per la storia, penso appunto agli studi di Giorgio e anche alla materia che insegna, ma io insegno urbanistica e quindi alla materia speculare, diciamo, quando faccio storia dell'urbanistica, sono queste le storie che andiamo a raccontare. E leggendolo ho trovato l'emozione come quando si scopre una lingua che non parliamo più. Perché oggi noi ci misuriamo esattamente con la frammentazione dei saperi, l'incapacità di tenere insieme la complessità del nostro mondo, del nostro paesaggio. Pensate come povera la lingua dell'ambientalismo, come povera e incapace di coniugare il pensiero sociale col pensiero economico. E allora, ai potenziali lettori che ci ascoltano, suggerisco di provare la meraviglia
quando ci si misura con un pensiero che è denso. E questo pensiero che è denso, non soltanto per i tecnici, non soltanto per gli interessati, gli appassionati come noi alla materia, ma proprio per gli abitatori di questo tempo contemporaneo. Dopo la pandemia, noi ancora di più siamo assetati di sintesi culturali capaci di non disgiungere. Cioè, l'intelligenza di Cattaneo era un'intelligenza economica, ma anche filosofica, ma era anche giuridica, ma era anche, ecco, questo, ma era anche, di cosa stiamo parlando? Veramente Morin direbbe una testa ben fatta capace di muoversi con questa naturalezza tra discipline diverse, ma non sono discipline, è l'esperienza che lui faceva dei paesaggi, delle economie, delle meccaniche, dei funzionamenti. Ecco, allora la grande emozione è trovare questa densità e questa nostalgia per un pensiero così profondo. Perché noi abbiamo bisogno di Cattaneo? Cattaneo fonda nel 1839 il Politecnico, noi siamo più o meno tutti variamente figli di questa idea politecnica, questa rivista in cui si occupa di letteratura e di economia, di matematica e di arte. E noi capiamo oggi che senza queste connessioni tra saperi che non sono più disgiungibili, noi non riusciamo a produrre cultura. Perché il fiato corto che noi sentiamo parlando di recovery, parlando di riapertura dei navigli come nella Vulgata, parlando di piste ciclabili per risolvere la questione ambientale, noi sentiamo che abbiamo un fiato corto, un pensiero corto. Un'altra motivazione mi porta a sentire simpatia verso questo modo di ragionare. Da qualche anno sono la vicepresidente della Scuola di Economia Civile. La Scuola di Economia Civile, Giorgio Bigatti lo sa, è nata da questa riscoperta di Antonio Genovesi, che 70 anni prima di Cattaneo a Napoli, quindi con questo parallelo tra l'effervescenza della cultura napoletana e poi la Milano di Beccaria, di Manzoni e poi di Cattaneo, quindi quell'effervescenza culturale, a Napoli Antonio Genovesi fonda la prima cattedra di economia civile, di commerci ed economia civile, però usa per la prima volta questo termine che tra l'altro dopo sarà un riferimento per Cattaneo, l'idea che l'economia sia una disciplina collettiva, pubblica e civile, e questo richiamo al civile per Genovesi era fondamentale. Genovesi addirittura quando si incardina a Napoli e fonda la prima cattedra di economia civile dice: la voglio in italiano perché preferisco piuttosto che essere famoso farmi capire. E quando si legge Cattaneo, quando si legge Genovesi e quando si leggono i grandi, si ha la sensazione di capire quello che dicono, che non è banale, perché poi abbiamo avuto generazioni di economisti e generazioni di urbanisti che non si sono fatti capire. E il non farsi capire vuol dire richiudere i nostri saperi e la fascinazione dei nostri mondi dentro scrigni che non parlano al pubblico, che non parlano ai mondi. E allora perché il riferimento alla Scuola di Economia Civile? Perché c'è questa tradizione lunga che va da Antonio Genovesi e che poi passa per Milano 70 anni dopo, e c'è dei delitti e delle pene di Beccaria, cioè c'è una cultura civile che coniuga la visione economica, ma la visione economica è sempre la consapevolezza dell'agricoltura e del paesaggio, ma è sempre cognizione della relazione tra l'ambiente e la società, tra i commerci. Ecco, non so come restituire le connessioni profonde tra queste dimensioni dell'esistenza. Oggi, dopo la pandemia, noi capiamo che non possiamo più tenere disgiunte le dimensioni della nostra vita. Pensate solo alla questione della salute. La questione della salute oggi ha a che fare con il benessere del pianeta, con la salute degli animali, con la consapevolezza delle connessioni tra gli esseri umani, ma anche fare con gli ambienti, con la qualità dell'aria, i paesaggi, le acque. E allora oggi penso che questo libro non cade solo come un libro storico. È ovvio che l'operazione storica, anche per la matrice del collega che ha questo imprinting fondamentale, ma è, come dire, una provocazione molto stimolante per tornare a reimparare questa lingua. Questa lingua vuol dire la fascinazione proprio della patria artificiale. Quando Cattaneo dice: ma questa Lombardia, e però l'ha fatta l'uomo, e c'è la maestria,
e lui sente la fascinazione, lo diceva anche Roberto, di questo paesaggio che è le opere e i giorni di Virgilio, che è il sedimento, e poi Bombesin dirà parole bellissime, è il sedimento della fatica, usa proprio la parola fatica, delle generazioni. Ecco, noi veniamo da decenni nei quali non c'è più la fatica, ma c'è soltanto la ferita che abbiamo inferto ai nostri territori. E sentiamo come oggi in realtà una grandissima responsabilità di riprendere quella consapevolezza e di inquadrare in questa direzione anche la questione ambientale. Dicevo prima a Roberto, ovviamente la questione Navigli non è una questione solo ingegneristica, non è una questione soltanto estetico, romantica, e come spesso è passata anche sulla stampa, un romanticismo di qualcuno legato al passato, no, è metter mano alla struttura genetica profonda della nostra città, e la struttura genetica della Lombardia è fatta di acque, è fatta di, come dire, di acque che si intrecciano con le terre, è fatta di profondità, è fatta di pianura irrigua e di pianura arida, e queste cose fanno parte del nostro patrimonio, anche di salute. Chiudo qua perché sono stata fin troppo lunga. Volevo proprio dare l'idea di questo, come dire, armonia che si registra nella lettura di Cattaneo e che, soprattutto per un lettore anche giovane, dovrebbe davvero consentirgli di rinnamorarsi di una storia che ci siamo dimenticati. Niente, lascio la parola a Giorgio Goggi. La professoressa Granata ci ha parlato di Cattaneo pubblicista, scrittore poliedrico, versato su vari fronti e della attenzione anche all'ambiente e all'economia come parte di un tutt'uno volto al benessere. C'è il microfono spinto forse, più che al benessere alla prosperità, come avrebbe detto Cattaneo. Ecco, abbiamo di nuovo Goggi. Aspetti, vediamo un po'. Mi sentite? Mi sentite? Non riesco a capire se mi sentiate, scusate. Sì, bene. Sì, sentiamo. Un qualche problema di connessione stasera vi ho già fatto perdere molto tempo e mi dispiace. Comunque, quello che intendo dire è che anch'io sono rimasto, come sempre, affascinato dalla scrittura di Cattaneo, anche se a lungo ho praticato i suoi scritti. Ma Cattaneo ha questa ammirabile efficacia di inserire nella sua scrittura elementi sintetici e anche elementi particolari, in modo da far capire una quantità di cose e di fatti che è assolutamente straordinaria e che noi non siamo più capaci, aveva ragione Lina Cattaneo, noi non siamo più capaci di far capire con la nostra lingua. Ecco, la visione di Cattaneo è una visione globale che mette in luce tutte le caratteristiche e tutte le vicende di questa straordinaria storia della Lombardia che ha trasformato il suo territorio in continuazione per secoli finché non è riuscita ad essere, nonostante non avesse grandi fiumi, nonostante non avesse fiumi adatti al trasporto dei materiali, è riuscita a fare di Milano una città collegata con tutto il mondo per via idrica. Ecco, questo è un grande pregio della Lombardia, è la vera storia della cultura lombarda, della sua cultura, e secondo me tutto l'insieme dei canali e del reticolo idrico minore lombardo è un monumento della cultura lombarda, è un grande monumento della cultura lombarda. È come il Duomo di Milano, è come la Certosa di Pavia, è un monumento di civiltà che si è costruito lungo i secoli e che ha portato ad una situazione straordinaria di, appunto, geografia volontaria o città artificiale, come dice Cattaneo. Ebbene, questo monumento deve essere preservato.
Abbiamo tutta la parte che serve per l'agricoltura di questo sistema idrico che in qualche modo è stata preservata e viene ancora oggi gestita. Però il monumento che riguarda i Navigli, no, non è stato preservato. A Milano è stato coperto, non funziona più il Naviglio di Paderno, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese funzionano un poco. Insomma, questo monumento non è più attuale e invece lo dovrebbe essere. È come se noi lasciassimo cadere una navata della Certosa di Pavia, come se lasciassimo cadere le guglie del Duomo di Milano. Non riusciamo a capire quanto questo monumento sia importante per la nostra storia e quanto questo monumento implichi gran parte dell'economia milanese. Giustamente nell'introduzione, che è molto apprezzato, di Giorgio Bigatti, si parla di paesaggio come esito dell'intreccio tra lavoro e capitale, tensione tra ambiente naturale e antropizzazione. Sono tutte le linee fondamentali che hanno portato a costruire la Lombardia come quel paesaggio straordinario che è. Ora, il fatto che buona parte di questo monumento storico sia stata tralasciata è anche, tutto sommato, un elemento di arretratezza. Anche perché noi sappiamo che le nuove tecnologie hanno cambiato molte cose. Per esempio, il reticolo minore, che in Milano in gran parte è stato chiuso, anche se è ancora pervio, serve moltissimo per utilizzare le pompe di calore. Quindi attraverso il reticolo minore, attraverso l'acqua dei Navigli, Milano potrebbe scaldarsi e raffreddare le proprie case senza inquinare, ed anche ad un prezzo più basso di quello che risulta utilizzando i combustibili fossili. Quindi questo reticolo minore potrebbe avere ancora una funzione, i Navigli potrebbero avere ancora una funzione molto importante. Così come ci sono ormai delle tecnologie che consentono la produzione di energia elettrica dai piccoli salti, anche in questo caso reticolo minore e Navigli potrebbero essere importanti anche all'interno delle nostre tecnologie. E poi abbiamo un aspetto fondamentale che è quello del turismo. Il turismo è una delle grandi industrie italiane, è una parte molto consistente del PIL italiano. Ebbene, il turismo che si può fare sui Navigli è qualcosa di eccezionale, perché consente non solo di navigare nei paesaggi straordinari della Lombardia, del Po e delle altre regioni italiane, ma consente anche di attraversare dei monumenti straordinari, dei monumenti per esempio di architettura straordinaria. Pensate che il viaggio che si può fare da Colico a Lecco lungo il Naviglio di Paderno a Milano e poi sul Po e dallo chiuso di Governolo fino a Mantova inanella delle situazioni urbanistiche, artistiche, architettoniche eccezionali che non ci sono in nessun'altra parte del mondo. E l'alzaia più frequentata in Europa è quella del Danubio in Austria. Lì c'è la maggior parte dei viaggi e c'è la più grande quantità di ciclisti che viaggiano su questa alzaia. Ecco, ma quello che si vede da questo percorso non è nulla rispetto a quello che si potrebbe vedere attraverso un percorso che costeggi i Navigli Lombardi oppure in altri i Navigli Lombardi verso Mantova. Ti sentiamo a tratti, Giorgio, dovresti avvicinarti al microfono. Quindi io penso che il nostro compito per la nostra cultura e per la nostra storia sia quello di riattivare questo grande monumento. Scusate se non sono stato chiarissimo, perché non ho una buona comunicazione, connessione. Grazie. No, è arrivato bene invece lo sguardo rivolto al futuro, in una prospettiva di crescita, di creazione di nuove fonti di ricchezza e di lavoro e di ecosostenibili, ma sostenibili anche sul piano sociale e sul piano ambientale. A questo uniamo la consapevolezza di Cattaneo
come uomo del suo tempo, quindi ben inserito in un'economia di antico regime, di cui cercava di individuare forme di miglioramento, che sono un po' gli aspetti che tratta il professor Bigatti nella sua introduzione. E se vuole già intervenire e tentare una prima contestualizzazione storica, con anche un occhio agli aspetti di attualità della già in parte emersi del pensiero di Cattaneo, economista in questo caso. Va bene, intanto naturalmente, come si usa a fare, ma lo faccio di cuore, corre l'obbligo di ringraziare Roberto Biscardini quando mi ha proposto di curare questa antologia, Andrea Castagna, l'editore e Biblion, che l'hanno poi sapientemente assemblata, e naturalmente chi stasera qui con noi a parlare non dell'antologia, ma giustamente, come deve essere fatto, di Cattaneo, che appunto, come abbiamo sentito dalle parole di Elena Granate, di Giorgio Goggi e dello stesso Roberto Biscardini, oltre che Andrea Castagna che in qualche modo presentava e cuciva tutto questo, ha una straordinaria qualità, che è quella di consentire, a differenza di tanti intellettuali, tecnici, letterati a lui coevi, di poter essere avvicinati anche da oggi, a distanza di 150 anni dalla morte, senza avvertire più che tanto la distanza temporale, proprio per la ricchezza e la capacità di, nel parlare del suo tempo, di offrire degli elementi che possono essere ricombinati e offrire suggestioni anche ai tempi successivi. Io non sono molto d'accordo sull'attualità. L'attualità è una parola... Cattaneo è straordinariamente ricco di suggestioni, e poi ogni tempo da queste suggestioni trova degli elementi di attualità. Il tema vero è che Cattaneo ha una straordinaria capacità di connessioni, come è stato ben detto dall'Elena Granata, di mettere insieme ambienti, di mettere insieme persone, di mettere insieme competenze, di mettere insieme idee. E a questo però aggiunge una cosa che è tutta sua, una straordinaria lingua, una straordinaria efficacia comunicativa. Cioè, patria artificiale è una definizione che, una volta che uno l'ha letta, non la dimentica più. Se uno confronta e legge gli scritti di Elia Lombardini, che dal punto di vista della tecnica e quindi della scienza idraulica è infinitamente, come dire, è proprio l'opposto di Cattaneo, perché è un uomo totalmente immerso nella sua disciplina, è un punto di riferimento per gli idraulici italiani tra il 1840 e 1872, quando muore, è un funzionario, si è confrontato con la gestione del territorio, cosa che Cattaneo non ha mai fatto. Non c'è partita, cioè, riletti oggi a 150 anni di distanza, Lombardini è un fatto di studiosi che sono in qualche modo dentro l'argomento e trovano gli elementi. Cattaneo, che di Lombardini era amico e che naturalmente di Lombardini riflette la sapienza idraulica nei suoi scritti, te la propone in un altro modo, ti propone in un modo che sia affascinante. Ora, questa antologia, essendo un'antologia, è un'antologia parziale. Perché parziale? Perché qui il tema principale doveva essere i navigli, per quegli aspetti anche cari all'associazione che ha promosso il libro, di una riprogettazione del manufatto, o meglio, non del manufatto, ma di quello che rende, può di nuovo restituire vitalità a questo manufatto, che però, non dimentichiamolo, esiste e svolge una funzione ancora fondamentale, che è quella legata alla irrigazione. È tutto cambiato intorno, non è solo a Milano il naviglio è stato coperto, d'accordo, e insieme al naviglio sono stati coperti molti di quel reticolo minore importante su cui giustamente insisteva Giorgio Goggi nell'intervento precedente, però il naviglio ovviamente ha perso delle funzioni e non le potrà recuperare, ma altre sì, la funzione turistica, la funzione di educazione ambientale sicuramente sì, ma svolge una funzione importante. Quello che è drammatico è come venga, come dire, progressivamente a deperire anche la funzione che l'acqua viene distribuita, ma tutta la straordinaria edificio, quella la comune azienda irrigua di cui parlava Cattaneo, quel reticolo minore, quella sapienza della gestione quotidiana sulle terre, inevitabilmente sconta il fatto che
qualche modo è cambiato il modo di fare agricoltura, ovviamente, e per molti versi, per fortuna. Naturalmente ci sono gli altri aspetti che sono stati qui ricordati. Allora l'antologia si è focalizzata da un lato sul tema che ruota attorno alla navigazione, e poi ho cercato di far vedere come non sono solo navigli, come è stato detto, ma ci sono l'importanza dell'acqua, la giunzione tra costruzione dell'ambiente, antropizzazione, risorsa naturale, cambia configurazione a seconda di dove ci si sposti in questa regione, in fondo territorialmente non enorme come la Lombardia, però che ha una ricchezza, una varietà straordinaria che Cattaneo ci fa vedere. In questa antologia però manca un pezzo per una scelta consapevole, manca la patria artificiale, manca l'irrigazione, perché altrimenti sarebbe stato un'altra, come dire, se ne parla nella mia introduzione, ma i grandi straordinari scritti di Cattaneo, dell'agricoltura inglese paragonata alla nostra, o delle istituzioni che potrebbero essere utilizzate a sollievo dell'Irlanda, non abbiamo potuto inserirla, perché avrebbe, come dire, diluito e troppo, ma certamente sono due saggi formidabili da questo punto di vista, che avrebbero completato il discorso. Allora, l'acqua ha declinazioni molteplici in Lombardia, le aveva naturalmente in una società in transizione verso una modernità ormai annunciata, di cui Cattaneo si fa peraltro alfiere, gli scritti sulle ferrovie, altri straordinario intervento, quello sulla Milano-Venezia, e poi il grande dibattito sui trafori, l'idea del Gottardo, la via delle genti, l'idea di queste comunicazioni come modo di mettere in relazione genti e popoli. Ecco, tutto questo c'è in Cattaneo, tutto questo è quello che affascina la lettura di Cattaneo, ma c'è anche la capacità minuta, ecco perché ho voluto mettere un saggio giovanile, un saggio d'occasione, come quello sulla Valtellina, perché è un saggio giornalistico, un saggio tra l'altro anonimo, che viene attribuito con fondamento a Cattaneo, perché anche lì l'attenzione alle relazioni tra l'intervento dell'uomo, che è figlio del fatto che c'è da una parte una legge eversiva degli usi civici e dei beni comuni nel 1839, che spinge, insieme a un'opera di privatizzazione della terra, a una messa a cultura delle pendici, e quindi si accompagna alle pressioni per il diboscamento, e c'è la ricaduta tra questi fenomeni e l'incontrollato dinamica delle acque, di montagne e dei torrenti che precipitano a valle a Kolikov, creando un impaludamento nel lago di Como. Ecco, sono le intersezioni che sono affascinanti nel Cattaneo, e che credo che appunto siano gli aspetti che sono stati ben messi in luce, che inducono alla lettura e dire che rendono ancora interessante tutto questo, interessante tanto più per quelle persone che, come dire, hanno uno sguardo progettuale di intervento, di miglioramento progettuale, che traggono, io credo, possono trarre come idee, spunti, perché, e poi mi taccio perché non devo parlare io, l'altra cosa straordinaria è che, conoscendo come, non so perché mi è toccato di conoscere, ma insomma mi è toccato di conoscere queste questioni, molti dei temi di Cattaneo in realtà erano temi che circolavano. Non è che Cattaneo abbia inventato. Cattaneo ha genialmente combinato, e di fatto ha inventato, perché nessuno, la patria artificiale è effettivamente di Cattaneo, ma in realtà questi temi circolavano, solo che mancava la connessione. Quindi ho molto apprezzato l'insistenza di Renata su questa idea del connettere, perché Cattaneo è un connettore, è il Politecnico, era una connessione, e se legge, e uno si legge il Politecnico, lo vede la ricchezza di spunti, la sua capacità poi di amalgamarli, di cucirli, di riscriverli. Leggo un intervento. Ecco, tutto questo credo che sia semplicemente un'occasione per ritornare a rileggere Cattaneo. Cattaneo è molto presente, è stato molto discusso, è molto pubblicato, rispetto a tanti suoi contemporanei è molto letto, ma va continuamente riletto, perché un'altra caratteristica, e poi con questo chiudo davvero, è che, come credo che sia esperienza di chi ritorna a Cattaneo magari dopo 15 anni, ritrova cose che quando l'ha letto con un orientamento, perché magari era interessato a un aspetto invece che a un altro, non coglie, o coglie solo parzialmente, oppure coglie ma dimentica. Cattaneo è uno di quegli autori che in qualche modo si riscopre ogni volta, e questo
è segno della sua grandezza, che diventa attualità in quanto grandezza. Perché se uno tratta temi attuali ma non lo fa da grande, rimane semplicemente uno dei tanti mattoncini del sapere. La grandezza di Cattaneo è che si mette in movimento connessioni mentali, un uomo che ha connesso i saperi ma consente a noi piccoli, a me piccolo, di creare nuove connessioni, nuove idee. In questo senso io credo che sia un piacere leggere Cattaneo. Io mi fermerei qui, perché se no mi metto a parlare di Cattaneo e di altre cose, ma non è compito mio, l'ha fatto va ieri bene. 3 ore. Quindi ringrazio ancora. No, Giorgio Bigatti ci parlava di suggestioni e di impressioni di lettura. Chiederei quindi a Roberto Biscardini, Elena Granata, a Giorgio Goggi, cosa li ha colpiti del libro, partendo da Biscardini magari. Microfono chiuso, Roberto. Diciamo che forse io sono il meno adatto a rispondere a questo tipo di domanda, perché ho avuto nei confronti di Cattaneo questa volta, non da lettore sereno e disteso, ma da persona che aveva in mente di strumentalizzare Cattaneo, e quindi in qualche modo di strumentalizzare anche Giorgio Bigatti, andare a proporre, come ha detto Giorgio Bigatti, una raccolta di testi molto finalizzati, non per leggere Cattaneo nella sua complessità, che magari anni fa abbiamo letto con le raccolte che abbiamo tutti nelle nostre librerie, ma proprio pensando al fatto che, in questo senso dicevo attuale, piuttosto che, come diceva Bigatti, ecco, non tanto l'attualità in senso stretto, ma la capacità di rileggerlo alla luce dei problemi dell'oggi. E in questo senso io colgo 3 questioni fondamentali. La prima, Cattaneo ci racconta una Lombardia che va via via e che anche nel passato come dire, va via perfezionandosi, cioè il territorio, il paesaggio, le zone urbanizzate, l'agricoltura, non sono fatti statici, cioè essendo prodotti dall'uomo sono sempre in un continuo divenire. Ecco anche il nostro divenire nel pensare oggi alla rete dei Navigli Lombardi, storicizzando anche Cattaneo, ma non solo, storicizzando la storia di 6 secoli della vita dei Navigli per pensare a cosa può essere un domani. E nella progettazione, quindi, che è soprattutto una progettazione di idee, c'è la complessità che è tipica dell'atteggiamento di Cattaneo. Non si può affrontare una questione come quella dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, sui quali insistono per le reti di vie navigabili, quando sono navigabili o quando saranno navigabili, ma comunque delle reti idriche della Lombardia, senza avere un approccio di natura complessiva, quindi per definizione infradisciplinare e per definizione capace, o come dire, con l'ambizione di ricostruire cultura e civiltà, che è il tema vero di Cattaneo, cioè essere dentro la cultura e la civiltà delle popolazioni. Io con Goggi, con altri, insomma, quando pensiamo ai Navigli, certamente l'aveva accennato Elena Granata prima, non pensiamo ad un'opera antiquaria, come dire, di ricostruzione di come erano i Navigli nell'Ottocento. Pensiamo a un'operazione, la riqualificazione di tutta la rete, molto internazionale, molto europea, anzi per certi versi rivendicando l'essere stati noi quelli che hanno dato forma e vita alla grande rete della navigazione interna europea, perché senza le nostre conche il Re Sole sarebbe lì ancora ad aspettare che arrivi qualcuno a costruire navigli e canali. Senza questa nostra grande capacità, questa nostra grande intuizione, questa nostra grande capacità anche ingegneristica, abbiamo purtroppo invece abbandonato quello che fuori, che nel resto d'Europa invece si continua a fare, perfezionare
integrare, aggiungere, migliorare, e che è quello che potremmo fare anche noi. Se i navigli hanno retto 600-700 anni da quando sono quando è iniziata la loro storia, beh, perché non possono funzionare i nostri, ancorché altri li perfezioneranno, no? Per altre funzioni ed altri usi nei secoli a venire. Ecco, questo è lo spirito con quale pensiamo al tema dell'acqua. Peraltro il tema dell'acqua, che si parla tanto di acqua, ma mai si parla per esempio della grande rete idrica e del reticolo minore della Lombardia, si parla troppo poco, come dire. Basta. Grazie Roberto. Lascio la parola a Elena Granata. Ma allora, come diceva prima Giorgio, pensate a un saggio che si intitola Del transito sul Lago Maggiore. Sarebbe il classico tema intrattabile, perché in che modo ne possiamo fare di un titolo così un genere letterario? E lì c'è tutta la maestria, che è forma di intelligenza nel tenere insieme la scienza e la pratica, cioè si capisce che poi è l'intento del Politecnico, della rivista, no? Come faccio io a tenere insieme una visione alta, ma poi la capacità di stare vicino alle cose, che è la prassi, che è il progetto? E questo nelle sue pagine sta insieme, e quindi la pratica e la scienza, la descrizione e l'esperienza, perché ci sono dei tratti in cui Carlo Cattaneo non è che, ovviamente pensate anche agli strumenti di allora, non aveva Google, non aveva le grandi biblioteche di geografia, ma descrive il territorio come se fosse impresa diretta. E qui c'è anche la vena giornalistica, c'è anche la vena narrativa dell'esploratore, teniamo conto che veniva da 100 anni di tour in Italia, e quindi era anche un genere letterario quello dell'esplorazione, del viaggio, però non è il viaggio epico che poteva essere quello narrato dagli inglesi, ma è il viaggio minuto nella geografia minore. E allora devi essere proprio un artista della narrativa per riuscire a raccontarci, come in queste pagine, non so, il Lago Maggiore, che nel pezzo verso Sesto Calende, e non c'è niente di poetico e di epico, ma lui riesce nella narrazione a tenere insieme davvero in maniera molto molto interessante la cifra minuta con la capacità del viaggio, te lo faccio vedere perché lo conosco. E poi altri due termini molto molto belli, molto cattaneiani, sono tenere insieme la prosperità e la convivenza civile. E quindi dentro il territorio, dentro il paesaggio, c'è sempre questa attenzione alla dimensione della prosperità, che è una parola tra l'altro che è tornata di moda. Se pensate che il G20 ha lanciato le tre parole del G20 italiano, saranno People, Planet and Prosperity, era una parola che forse era anche stata dimenticata. Che cos'è la prosperità? Non è la ricchezza, non è necessariamente il business, è un benessere dell'economia, però che spesso è connessa col territorio. E poi la convivenza civile, che è proprio quella della coesione di questi paesaggi che sono anche comunità. E allora che cosa mi è piaciuto? Ovvio, ritrovare, pur avendo letto dagli studi universitari, a Cattaneo si ritorna ricorsivamente, il paesaggio agrario, però ecco, l'ho letto anche con l'idea di dire, giustamente Giorgio diceva, ci puoi tornare sempre come fosse la prima volta, perché anche l'onestà intellettuale è anche quella di consentire, soprattutto a un personaggio che è vissuto 150 anni fa, di poter ridire la sua. Leggendolo con le domande dell'oggi, e le domande dell'oggi sono proprio quelle che diceva Roberto, questa necessità di perfezionare il mondo. Perfezionare il mondo vuol dire che non puoi lasciarlo come l'hai trovato, e noi abbiamo perso questa idea che prenderci cura dei beni comuni, e l'economia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in questa direzione. Pensate il premio Nobel alla Duflo sul tema della povertà, ma prima la Ostrom, i beni comuni, cioè ormai l'economia ha rimesso l'accento sul bene comune, i beni comuni, che spesso sono queste architetture, questi paesaggi che sono nati dall'intelligenza collettiva. Quindi questo sforzo di perfezionare. Forse quello che potremmo domandarci oggi è in che modo possiamo rendere giustizia a questa architettura del passato, che sono i navigli, con un linguaggio più contemporaneo.
Cioè, l'operazione, secondo me, la sfida alla Cattaneo non è dire cosa ci direbbe Cattaneo, che poveretto non c'era, ma in che modo noi possiamo utilizzare quella sua capacità, che, tu dicevi, l'efficacia comunicativa. Noi oggi dobbiamo in qualche modo reinventare l'idea stessa di Naviglio. Non possiamo appoggiarci a quello che è stato, raccontare che era bello, che un tempo sì, la Lombardia era meravigliosa, ma perché oggi, al lombardo di oggi, che ha passato la pandemia e che ha una nostalgia di beni comuni e di socialità, il progetto della riapertura dei Navigli è un progetto visionario, che quindi ha al contempo sociale, ambientale, di coesione, ma anche di visione, perché Milano da troppo tempo non ha una visione al futuro. E quindi qui andiamo sui temi politici. Notoriamente aggiungo una cosa, sì, a quello che diceva Elena, che è una, se volete, una banalità, ma perché il milanese e il lombardo, quando arriva ad Amsterdam, e sono tanti che vanno ad Amsterdam, certo, la cosa che fa è sale sulla barchetta e gira sui Navigli di quella città, e questa è la dimensione. Oppure quando arriva a Parigi si ferma e sul Canal San Martin guarda la concata dall'esterno sulla città. Esatto. Ma allora, solo una battuta, poi non la faccio lunga, sto chiudendo un libro che per Einaudi che si chiama Placemaker. Placemaker è proprio l'inventore dei luoghi, e in questo momento il placemaker non è l'architetto, non è l'ingegnere, ma sono delle figure ibride. Uno è un olandese, appunto, di Amsterdam, di Rotterdam, che è Dan Rosegaard, che è proprio nato tra le acque, lavora tra la connessione tra digitale, ingegneria, acqua e trasformazione dell'agricoltura. E oggi i placemaker sono fatti così, sono degli splendidi 35 anni che mettono insieme. Oggi la creatività è veramente, da Leonardo da Vinci, i veri creativi, i veri innovatori sono quelli che risolvono problemi del nostro tempo con gli strumenti più opportuni che dà la tecnologia, il digitale. Ecco, allora la fascinazione, secondo me, di questa lettura è che noi ci prendiamo quello che ci serve per l'oggi, come dei pirati. Pirati di acqua dolce, però. Oh, pirati buoni. Pirati d'acqua dolce, non di mare in questo caso. È il turno di Giorgio Goggi. Non sentiamo la voce, però. Non lo vediamo neanche più. Scomparso. Che succede? Niente. No, a proposito di efficacia comunicativa, riallacciandomi al discorso di Elena Granata, lo stesso Cattaneo dice: molti attraversano l'Italia recandosi a vedere le colonne di Paestum oppure Pompei, ma poi dimenticano che questo paesaggio splendido è frutto della fatica e del lavoro di un popolo che, come nel resto d'Europa, è da millenni che fatica. E quindi è molto consapevole, positivista, se vogliamo, nella temperie culturale del suo tempo, ma molto attento alle ricadute sociali e alla dimensione di sistema e comunitaria della realtà che descrive. Abbiamo di nuovo Goggi? Sì, finalmente sono riuscito a rientrare. Ma io sono molto d'accordo con Elena Cattaneo quando dice che i Navigli devono essere dei Navigli dell'oggi e non la ricostruzione archeologica dei Navigli, e questo è proprio quello che vuole fare la società Riaprire i Navigli, il progetto che vorrebbe la società Riaprire i Navigli, che non è proprio il progetto tecnico fatto da MM, è quello di utilizzare i Navigli per trasformare la città di Milano. Cioè, la riapertura dei Navigli serve per cambiare l'ambiente e il paesaggio del centro di Milano, e siamo convinti che questo possa avvenire anche meglio che non mettendo i limiti di ingresso alle auto, naturalmente facendo delle pedonalizzazioni, facendo del verde, cambiando il paesaggio di Milano. Allora, i Navigli possono fare questa cosa, ed è un loro ruolo moderno che, impostandosi sul percorso storico dei Navigli, può trasformare Milano in una città straordinariamente più bella e più interessante. Devo dire che però in questo noi siamo arretrati, perché in tutta Europa si stanno riaprendo i canali, si sono riaperti
a Parigi, si sono riaperti a Londra, si sono riaperti a Madrid, si riaprono a Tokyo, si riaprono a Sedù, a Seul. Quindi questo recupero dei corsi d'acqua è una cosa che sta avvenendo in tutte le città avanzate e noi stiamo sostanzialmente un po' arrancando dietro questa cosa, avendo peraltro delle opportunità molto migliori, qualcosa di un sedimentato storico molto più importante, molto più denso di tante altre città, che dovrebbe consentirci di fare meglio. Questo secondo me è un aspetto molto importante delle riaperture in Emilia, non l'apertura antiquaria. Beh, potremmo naturalmente ricostruire la conca di Viarenna secondo la sua storica immagine, però non è una riapertura antiquaria, è una riapertura per portare Milano dentro al futuro, dentro un futuro migliore. Ecco, tornando a Cattaneo, mi viene voglia di ricordare il suo straordinario articolo sulla la strada ferrata da Milano a Venezia, perché da urbanista considero questo il più grande e più bel manuale di macrourbanistica che sia mai stato scritto. Io l'ho sempre fatto leggere ai miei studenti quando si parlava di questo, perché c'è una capacità di capire in modo complesso la geografia, le linee di trasporto, l'economia, la necessità per l'economia di queste cose, e quindi di riuscire a fare un tracciato ben diverso che quello che voleva Cavour, che poi effettivamente è stato fatto, un tracciato ben diverso che riesce non solo a ricostruire le città, ma anche a dare uno sviluppo economico che non ci sarebbe stato se si fosse scelto il tracciato diretto che era voluto dai piemontesi. E questo è un fatto molto importante, e penso che noi dovremmo tornare a questo pensiero, perché molto spesso avremo bisogno di qualcuno come Cattaneo che ci dice come fare i tracciati. Faccio solo un esempio: l'alta velocità da Milano a Bologna ha una stazione che non sta né a Parma né a Reggio. Ecco, questo Cattaneo non l'avrebbe mai accettato. Grazie. Va bene, ci avviamo a concludere, quindi riprendiamo da dove eravamo partiti con il libro, di cui vi mostro la copertina, ma l'avete vista anche nella locandina di presentazione. È un contributo alla conoscenza, e senza conoscere non possiamo amare e provare emozioni verso quello che ci circonda, e questa spinta emotiva è il mezzo principale che possiamo avere per riscoprire la tradizione della Lombardia anche nell'ambito delle idrovie, e quindi pensare, progettare il futuro e, perché no, la riattivazione del sistema dei navigli, che aveva il suo perno su Milano, dove oggi sono chiusi, ma anche diramazioni addentellati in tutta la dimensione regionale. Con questo vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione questa sera, e alla prossima occasione. Grazie, grazie a tutti, buonasera.